Ciao, mi chiamo Serena e in questo video vi darò dei consigli su come fare una buona manicure. Prima di tutto, è importante togliere i residui di smalto con un solvente senza acetone. Io uso questo qui. Vedete, solvente senza acetone. Poi uso questo trattamento cuticole disciplinante idratante di Bottega Verde. Siccome io ho problemi a togliermi le pellicine con gli attrezzi, diciamo, perché ho paura che mi sanguinano poi, quindi evito, perché non sono estetista, quindi non, mi spavento così, senza insegnamenti, senza nessun tipo di corso, tagliarmi le pellicine, fare quello che è. E quindi preferisco usare questo trattamento cuticole, aspettare 5 minuti e poi toglierlo. Con questo attrezzino che è appunto lo spingicuticolo. Vedete com'è? E poi anche questa cosa qui, che serve pure per le cuticole, però io non è che la uso, perché mi spavento magari che mi taglio. Preferisco usare questo qui in metallo, perché il bastoncino d'arancio un po' si rovina qui la punta, perché questa è una specie di crema, quindi preferisco evitare. Poi sì, ho provato anche questo qui all'olio alle mandorle dolci, però non è buono come quello lì, non ha la stessa idratazione, quindi io preferisco questo qui di gran lunga, anche perché a me l'olio sulle mani dà fastidio, quindi. Poi per togliere lo smalto uso il dischetto. Una volta usavo il cotone, però lasciava tanti pelucchi, quindi ho lasciato perdere. E prima di usare la base, bisogna andare ovviamente a spingere le cuticole e poi a usare la lima per aggiustare le unghie. Io uso come base la base della Pupa Attiva Crescita e mi sto trovando benissimo. Non so se riuscite a vedere bene com'è. Devo dire che il suo lavoro lo fa, mi ha fatto crescere le unghie e non si sono rotte, devo dire. Comunque, c'è da dire che io ogni massimo 4 giorni levo e metto smalto, quindi. Un altro consiglio che vi do a proposito di togliere lo smalto è di non usare l'acetone più di 2 volte a settimana. Anzi, addirittura mi hanno detto che non si dovrebbe usare più di una volta a settimana, però essendo che a me più di 4 giorni lo smalto non mi dura mai, io faccio così e. Diciamo, con un solvente senza acetone si può anche fare. Poi, come smalto, quello che ho messo oggi è questo qui della Deborah smalto gel effect colore extra brillante. Io mi trovo bene con questo qui. Mi piace anche il pennellino. Riesco a metterlo bene, ecco. Certo ora si è un po' asciugato, quindi è un po' difficile. Tutti i pennelli della Pupa sono uguali, se li avete provati. Io adoro gli smalti della Pupa, sia come costo che come durata, perché sono molto buoni e soprattutto mi piacciono i colori, la brillantezza. Ne ho tantissimi. Per dire questo rosa, che poi questi qui smalti effetto vetro sono troppo belli. Io uso questa della Pupa perché mi trovo bene. Comunque potete anche usare un'altra marca. L'importante è che non comprate questi smalti magari di 1 euro che vendono al mercato oppure da 99 centesimi, perché secondo me rovinano le unghie prima di tutto e poi durano pochissimo. Cioè, io l'ho provate, durano veramente poco, quindi. Comunque per le unghie fragili l'importante è la base, mi raccomando, perché se no non concludiamo niente. Soprattutto senza base l'unghia tende a ingiallirsi. Quindi anche chi ha le unghie normali
è meglio mettere una base, in ogni caso. Però per dire chi ha le unghie fragili, meglio una base indurente. Oppure questa qua va anche bene perché oltre ad essere attiva crescita è anche indurente, quindi può anche andare bene. Poi per una buona stesura dello smalto, io per dire non vi consiglio questi smalti così, che sono un po' pastosi, e quindi se non lo sapete mettere bene, se non aspettate almeno 5 minuti, lo smalto poi viene messo male. Quindi io preferisco questi trasparenti perché si asciugano prima, sono meno densi, quindi lo smalto poi viene messo buono. Alla fine di tutta la manicure mettete magari una buona crema idratante, non ha importanza quale, l'importante è che vi trovate bene voi con questa crema. Sarebbe meglio la crema mani e unghie, però alla fine se non la trovate non ci fa niente. Io uso questa qui di Bottega Verde alle mandorle dolci. E diciamo è discreta. Anzi, ora me ne metto un po'. Visto che mi sono fatta da poco la manicure, è un po' finita, dovrò andarla a ricomprare. Non sto scendendo molto per ora perché c'è un caldo assurdo. Io sono dentro col climatizzatore, quindi che me la fa fare ad uscire? Fa un bell'odore di mandorle. È scontato questo. Usate quella che volete, insomma, non c'è problema. Vediamo in futuro di poter fare un video su come vi faccio vedere, così vi faccio vedere come faccio io la manicure. Bene, ci vediamo al prossimo video.